mosse in un negozio al Serraglio, la voce dei commercianti della zona sulla questione sicurezza. Mezzo chilo di droga in una villa abbandonata in centro, arrestati due pusher, fra cui un minorenne. È ottobre, ma le temperature sono estive e il 2023 si avvia ad essere l'anno con le medie più alte. Smog oltre i limiti, Prato 32esima nella classifica delle province più inquinate d'Italia, maglia nera in Toscana. Al via la seconda edizione di Centro Pecci Books Festival, anteprime nazionali dei nuovi libri di Edoardo Nesi ed Ezio Mauro. Buonasera dalla nostra redazione, apriamo questa edizione del TG con la cronaca. Pattuglie di polizia e due ambulanze mobilitate nel tardo pomeriggio di ieri in via Porta al Serraglio, dove un commerciante ed un cliente sono venuti alle mani rimanendo leggermente feriti. Le cause dello scontro sono ancora da chiarire. Al momento la polizia ha classificato la vicenda come un semplice alterco fra il commerciante cinese e il cliente, un quarantenne albanese, il quale avrebbe tenuto un comportamento molesto che ha spinto l'esercente a spruzzargli contro uno spray al peperoncino. La situazione è poi precipitata, i due si sono azzuffati fin sulla soglia del negozio. Alla fine la polizia ha provveduto a denunciare entrambi i litiganti, il cliente per ricettazione, in quanto trovato in possesso di alcuni oggetti rubati, fra cui un bancomat. Il negoziante è stato invece denunciato per aver utilizzato senza giustificato motivo lo spray al peperoncino e dopo l'episodio turbolento siamo andati nell'area tra il Serraglio e Piazza Ciardi per ascoltare la voce di residenti e negozianti a proposito della sicurezza nella zona. Guardate. Aggressioni, droga soprattutto, è problematica la faccenda, senz'altro, sì. La zona tra via Magnolfi, il Serraglio e Piazza Ciardi torna periodicamente alla cronaca per problemi legati a droga e microcriminalità. Nonostante gli interventi delle forze dell'ordine e le telecamere di videosorveglianza, negozianti e residenti devono fare i conti con atti vandalici, tentativi di furto e talora anche con camion che prendono male le misure del sottopasso ferroviario e per fare manovra danneggiano le insegne dei locali. In via del Serraglio abbondano i fondi sfitti e tra quelli aperti c'è chi consiglia ai clienti di parcheggiare la bici all'interno del negozio per evitare furti. 5 biciclette a clienti notte che l'avevano lasciate qui e l'hanno rubate, tempo di entrare dentro, di spalle, e a noi il monopattino, ci hanno rubato quello, ora, ma basta lasciarlo un secondo, non te ne accorgi neanche, in pieno giorno. In centro non ci si sente molto sicuri, io se devo fare chiusura da sola la sera non la faccio, e magari mi faccio venire a prendere se non c'è lui, magari dal babbo, da qualcun altro, perché io ho paura a uscire con l'incasso. Devo dire la verità, mettere, e mettere la cancellata perché magari hanno tentato di manomettere l'entrata, e insomma io non mi sento sicura la sera dopo una certa ora, soprattutto d'inverno che è buio. La zona più o meno secondo me sta anche peggiorando, se dico la verità, per quanto riguarda il discorso della tossicodipendenza di questi soggetti qui. Spero si possa risolvere il prima possibile perché ora avvia veramente a diventare un problema. Troppa frequentazione di questa gente c'è, e pochi controlli secondo me. Alla stazione di Porta al Serraglio, grazie ad una convenzione con il comune, i volontari dell'Associazione Carabinieri in Congedo e dell'Associazione Oltre sono spesso presenti con un presidio diurno che è apprezzato dai frequentatori della zona. Noi grandi compiti non sanno, l'unica cosa che si può fare è chiamare la sede che comunicano ai vigili urbani l'accaduto, ecco. Una sentinella sul territorio? Sì, un controllo sul territorio. Si va a controllare vari posti in dove si trova siringhe. È successo anche ora di recente, il collega ha trovato delle siringhe, ha chiamato l'ASL e vengono poi a prelevarle. Tra i commercianti della zona c'è anche chi apprezza un miglioramento rispetto al passato e chi qui ha deciso di investire, come la nuova gestione del bar all'angolo tra via Magnolfi e via Cavallotti, ex Cioccolà e da 2 mesi caffetteria Delizia. Ci sono alcune frequentazioni un po' difficili, questo non vi spaventa un pochino? No, guarda, devo dire la verità che a lungo di questi 2 mesi qualcosina siamo molto contenti, stiamo riuscendo a mantenere, diciamo, pulito il locale con l'aiuto anche delle forze degli ordini che sono sempre molto presenti qui alla stazione e l'associazione dei carabinieri anche, insomma c'è sempre un po' di
di sollievo vedendo queste persone che girano e ci aiutano a andare avanti, via. Io tanto sono in Piazza Ciaglio, ora dicono tutti, invece non bisogna lamentarsi, ora è migliorato molto, dall'età a me. È una vita, ora hanno sistemato i giardini, hanno fatto tutto e hanno fatto un bel lavoro. Poi può succedere, ma non qui, in tutte le città. Un panetto da mezzo chilo di marijuana nascosto in uno zaino sotto alcune coperte è quanto hanno scoperto e sequestrato sabato scorso i carabinieri a due cittadini marocchini di 37 e 17 anni che si trovavano all'interno della villa di Via della Misericordia addossata alle mura e al bastione di San Giusto. Edificio già più volte nei mesi scorsi oggetto di interventi delle forze dell'ordine per occupazioni abusive da parte di pregiudicati. L'ennesimo blitz si è concluso con l'arresto dei due magrebini, sequestrato anche materiale utile al confezionamento delle dosi. Il Tribunale ha convalidato i due arresti e ha applicato al 37enne la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Prato. Il minorenne è stato invece associato all'Istituto Penitenziario Minorile di Firenze. Il 2023 ha già fatto registrare il picco di temperatura record, 42,4 gradi ad agosto, e si avvia ad essere l'anno con le medie più alte. E anche l'inizio di ottobre non è stato da meno. L'estate sta finendo, cantavano i Righeira nel lontano 1985. Quasi 40 anni dopo, quella canzone andrebbe cambiata in l'estate non finisce mai, nemmeno ad ottobre, dato che i valori delle temperature si mantengono ancora estivi, abbondantemente sopra la media del periodo. L'eccezionalità di questo mese è evidente a tutti. Noi siamo ormai in un trend di crescita costante delle temperature da diversi anni. Questo mese però ci sorprende anche per noi che siamo un pochino più abituati a osservare i dati meteo, perché effettivamente sono temperature eccezionali quelle che stiamo vivendo. Che il 2023 climaticamente sia un anno particolare ce lo dicono tanti valori. A Prato due volte in agosto si sono toccati 42,4 gradi, picco record di sempre. Il 2023 al momento è l'anno con le medie più alte dal 1995, anno dal quale la Fondazione PARSEC registra le temperature medie a Prato. Come se non bastasse, dal 2017 le medie si sono alzate di 2,5 gradi e negli ultimi 20 anni i giorni con massima superiore ai 30 gradi sono passati da 65 a 97 all'anno. Contemporaneamente sono diminuiti i giorni con minime sotto zero e quelli con piogge superiori al millimetro. La domanda è quanto il cambiamento climatico sia responsabile della situazione che stiamo vivendo. E la risposta è che dal trend che osserviamo evidentemente questo cambiamento è palpabile ed è evidenziato proprio dai numeri. Chiaramente il singolo episodio meteo, come potrebbe essere questo mese di ottobre, può darsi anche dipenda nelle fluttuazioni naturali che avevamo anche prima a livello meteorologico, però l'osservazione dei dati complessivi ci indica con chiarezza che c'è un aumento delle temperature. Tra le categorie del commercio che più vengono influenzate da un clima che dà sempre meno certezze ci sono i negozi di abbigliamento. Dire che non ci sono più le mezze stagioni sembra un luogo comune, eppure alcuni capi di abbigliamento che fino a qualche anno fa si usavano in primavera e autunno adesso si vendono con più difficoltà e l'acquisto di capi invernali slitta sempre di più perché il freddo tarda ad arrivare. I capi spalla nella stagione autunno, che ne so, i 100 grammi leggeri, le cose a maniche lunghe, le cose pesanti, cioè saranno da evitare. Vediamo che ora ancora stanno cercando cose leggere. Certo, andrà più la t-shirt, la polo, i jeans, quello può essere la camicia, le cose diciamo leggere, perché tanto non vengono proprio, se uno la compra, non vengono proprio nemmeno rinnovate, cioè per dire, qualcuno rimane nell'armadio quel cartellino, cioè quello può essere anche la vendita o della primavera o anche dell'autunno. Rimaniamo in tema perché Prato è tra le 58 province italiane in cui si registrano nel 2023 percentuali di smog fuori dai limiti indicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. A dirlo l'inchiesta EdgeNet pubblicata sul Sole 24 Ore che riproduce la mappa della concentrazione di polveri sottili PM2,5 nei primi 8 mesi del 2023, valori più
poi confrontati con i dati degli ultimi 5 anni. Nello specifico Prato si colloca alla 32esima posizione, prima provincia in Toscana per indici di inquinamento, in cui la concentrazione media di PM2,5 nei primi 8 mesi del 2023 appunto è risultata superiore alla soglia limite di 10 microgrammi per metro cubo. L'andamento degli ultimi anni è oscillante, ma comunque sempre superiore ai limiti previsti. La variazione percentuale nei 5 anni presi in esame è pari all'11,2%, un aumento consistente e a doppia cifra che dimostra un netto peggioramento della qualità dell'aria nella nostra provincia. E la parola passa adesso a Giulia Ghizzani per le anticipazioni di Chiedilo al Sindaco, che torna con una novità. Da questa settimana va in onda il martedì e non più il lunedì, stesso orario alle 21 dopo il TG. Sì, buonasera e grazie della linea. Siamo felici di ripartire con il filo diretto con l'amministrazione comunale, al solito in compagnia del sindaco Matteo Biffoni. Buonasera sindaco. Ben ritrovati a tutti. E allora l'appuntamento con Chiedilo al Sindaco è tra pochissimo, dopo il TG alle ore 21, mi raccomando, di martedì. Ci siamo spostati di un giorno, ma siamo sempre gli stessi. A tra poco, vi aspettiamo. A dopo. Ha montato una tenda da campeggio in piena notte in via Magnolfi all'angolo con via Filippino e si è addormentato all'interno della struttura. Poi attorno alle 7 si è svegliato, ha smontato la tenda e sgomberato la zona. È successo stanotte, protagonista un giovane di 32 anni, originario della Russia, artista di strada. L'episodio è stato ricostruito dalla Polizia Municipale grazie alle telecamere di videosorveglianza e alle segnalazioni di alcuni passanti. L'uomo è stato identificato e rintracciato in mattinata in piazza del comune, si aggirava in centro con la sua bicicletta e un carrello da traino con all'interno tutto l'occorrente. All'uomo è stato notificato un provvedimento di allontanamento. Il singolare incidente stamani intorno alle ore 9 in via dell'Industria a Montemurlo, per fortuna senza feriti e senza gravi conseguenze per il conducente coinvolto. Un grosso camion con rimorchio, fermo di fronte ad una ditta della zona, si è ribaltato a seguito dello scivolamento del cassone che stava caricando. L'improvviso spostamento del carico su un lato del mezzo ha fatto perdere stabilità all'autocarro, che si è adagiato su un fianco. Illeso il conducente del mezzo, che è riuscito ad uscire dall'abitacolo grazie all'ausilio di una scaletta. Sul posto è intervenuta la municipale di Montemurlo per i rilievi dell'incidente e per regolare il traffico su una delle arterie principali della zona. Voltiamo pagina. Edoardo Nesi, Ezio Mauro, Tiziano Scarpa sono alcuni dei protagonisti della seconda edizione del Centro Pecci Books Festival, la rassegna che dà spazio agli autori del contemporaneo, appuntamento dal 5 all'8 ottobre. Seconda edizione di Centro Pecci Books Festival, la rassegna che dal 2019 il Centro Pecci dedica alle narrazioni del contemporaneo. Da giovedì 5 a domenica 8 ottobre il museo ospita alcune tra le più importanti voci del panorama editoriale italiano, in un programma aperto a tutte le età e che prevede diverse anteprime nazionali. Tra i nomi in calendario, i premi Strega Tiziano Scarpa giovedì 5 ottobre alle ore 20:30 ed Edoardo Nesi sabato 7 ottobre alle ore 18:15 e l'ex direttore della Repubblica Ezio Mauro presente venerdì 6 ottobre alle ore 20. Per il secondo anno confermiamo la prima presentazione, anzi l'anteprima nazionale del nuovo libro di Ezio Mauro, La caduta, pubblicato dalle edizioni Feltrinelli. Sottolineo l'appuntamento fondamentale con Edoardo Nesi, che è appena uscito anche lui con il suo libro. Sono tutti libri che sono usciti tra agosto e in questi giorni addirittura qui in Italia. Edoardo Nesi con I lupi dentro, ritorna Tiziano Scarpa con il suo nuovo romanzo Einaudi, e poi tutta la ricerca con Pietro Minto, con Davide Piacenza. In calendario anche un ricordo speciale di Michela Murgia, che aprirà e chiuderà la rassegna. Ogni giornata del festival sarà aperta da un incontro dedicato alla scuola e alla letteratura per bambini e ragazzi, in stretta connessione con lo storico Dipartimento Educazione. Iniziamo giovedì con Franco Lorenzoni, che è un maestro radicale e che ci racconterà il suo ultimo libro, Educare Controvento, per un'educazione radicale al giorno d'oggi, in particolare dedicato ai docenti. Poi venerdì mattina abbiamo
abbiamo invece l'appuntamento per le scuole con la presentazione di Elisabetta Mauti dei formulini, e infine sabato mattina con Luca Boscardin, che è un toy designer italiano che ha vissuto moltissimo ad Amsterdam, che ci farà lavorare con gli animali fantastici. È una sorta di anteprima, perché a novembre inauguriamo il nuovo playground in cui ci saranno anche sculture gioco progettate da Luca Boscardin insieme allo Studio Col e a Sociolab. Intanto prosegue sempre al Centro Pecci la mostra Diego Marcon Glass, che nella serata inaugurale dello scorso 29 settembre ha registrato la partecipazione di più di 1000 visitatori. L'esposizione, pensata per essere goduta in diverse condizioni di luce durante il giorno, rimarrà aperta fino al 4 febbraio 2024. L'intervento svela da una prospettiva inedita l'architettura del museo e fa risaltare la bellezza delle sale del Gamberini. Glassa presenta inoltre Dolle, video interamente prodotto in Toscana e a Prato grazie al sostegno del PAC 2021 nella sede di Manifatture Digitali. Undicesima giornata europea delle fondazioni in Palazzo Comunale, una riflessione sui valori e sull'attualità della Costituzione italiana. Vediamo. Una Costituzione avanzata e inclusiva, che crede nelle autonomie locali vicine ai cittadini, che mette sempre al primo posto la persona, che stabilisce la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono lo sviluppo di ciascuno. È la Costituzione dei diritti di tutti i cittadini, così come l'ha spiegata sabato pomeriggio nel Salone Consiliare il professor Giovanni Tarli Barbieri, insieme al sindaco Matteo Biffoni, alla presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Diana Toccafondi e al viceprefetto vicario Vincenzo Arancio. Non è stata certo formale la celebrazione dell'undicesima giornata europea delle fondazioni, promossa da ACRI e organizzata a Prato dalla Fondazione Cassa di Risparmio, significativamente intitolata «Ci stiamo lavorando, attiviamo le energie delle comunità». Numerosi e attentissimi partecipanti. È il patto che ci unisce ed è veramente un testo che ha davanti a sé, devo dire, un grande futuro, e dobbiamo tutti quanti lavorare come società civile, come università, come realtà politica, affinché questo patto sia sempre fortemente radicato nel tessuto sociale, come è nonostante tutto attualmente. La Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, come ha spiegato la presidente Toccafondi, ha scelto di mettere in primo piano due esperienze che riguardano il lavoro e la scuola. Un esempio straordinario di inclusione lavorativa è quello realizzato in concreto nella sua azienda da Marco Bartoletti, presidente di BB S.p.A. realtà che produce accessori in metallo per l'alta moda, da tempo protagonista di un progetto etico di inclusione che parte dalle persone diversamente abili. Il fatto di avere accanto qualcuno che si trova in difficoltà spesso insegna a colui che la difficoltà non ce l'ha, e quella è la misura importante in un ambiente lavorativo come il nostro. Passando alla scuola, il professor Mario Battiato, dirigente dell'Istituto Comprensivo Gandhi, ha raccontato l'esperienza che ha portato alla traduzione della Costituzione italiana, per la prima volta in forma integrale, nel linguaggio della comunicazione aumentativa alternativa. Il testo è stato pubblicato dalla Fondazione Cassa di Risparmio con gli Ori Editori Contemporanei. La pagina sportiva è il rugby, con la presentazione ufficiale delle squadre del GISPI. Guardate. Una società in crescita, un settore giovanile fiorente. Il GISPI Rugby Prato ha presentato al campo sportivo parrocchiale di Coiano tutte le proprie squadre. Numeri ma anche qualità, quali i prossimi obiettivi? Ma come ti dicevo, il nostro core business sono i bambini, e per definizione non dovremmo mettere tanta pressione ai bambini, sicché i nostri obiettivi sono quelli di far giocare, di far crescere, di far divertire i bambini. E poi abbiamo anche una sezione di rugby femminile, i seniors con i Tigers e il rugby touch, che loro, se riescono a portare a casa qualche risultato, questa è una bella cosa. I bambini al centro del progetto della società pratese, che continua a far divertire i propri tesserati ma anche a sfornare giovani talenti. Per i più piccoli si parte da un'attività motoria, un'attività che comunque insegna ai ragazzi a avere consapevolezza del proprio corpo, dell'attività fisica. E poi si finisce col terzo tempo, il famoso terzo tempo, dove tra avversari
si condivide l'ambiente della mensa, si mangia insieme un bel piatto di pasta e si continua a giocare insieme come si è fatto sul campo. Con i piccolini manca la birra però. Con i piccolini manca la birra, c'è il mommo, si chiama il mommo noi, che è il succhino, magari l'acqua, tantissimi bevono, hanno la loro borraccia dell'acqua, abbiamo la fontanella e ognuno è autonomo, ogni allenamento hanno la loro borraccia. Vanno e tornano dalla fontanella e poi se la portano anche a pranzo. Partiamo dalle prime mete, sono bambini nati nel 2021, arriviamo fino all'under 14, ragazzi e ragazze, e poi abbiamo anche tre realtà amatoriali, i Gispi Tigers che fanno il campionato di Serie C, il rugby femminile e il rugby touch, che è un rugby facilitato anche per adulti che non hanno mai giocato al rugby. Il rugby a Prato continua a crescere, la palla ovale al centro del progetto. Ancora sport, il calcio, il Prato riprende gli allenamenti dopo la vittoria con l'Aianese, è il momento di dare continuità, così il difensore De Pace. Un derby per riaccendere l'entusiasmo, un derby per ritrovare certezze, un derby per dire forte che non era tutto sbagliato e tutto da rifare. Anche Gino Bartali sorriderebbe soddisfatto. Domenica è stata una gran vittoria da parte di tutti. Di non solo di chi ha giocato ma di tutti chi è andato in tribuna, che è stato in panchina, perché doveva essere un punto di partenza per noi, sperando per il futuro di aggrapparci a questi risultati e soprattutto di continuare con lo stato emotivo e con le sensazioni positive che ci siamo portati e abbiamo da questa vittoria. La vittoria per 3-0 sull'Aglianese ha rilanciato il Prato, che sembra aver svoltato dopo il cambio d'allenatore. Via Brando, dentro Novelli, che sembra aver trovato la quadratura del cerchio tattico e mentale. Soprattutto domenica contro l'Aglianese si è vista l'impronta del mister. Ci stiamo lavorando tanto, durante la settimana avevamo lavorato contro il mezzolare anche tanto, ma sicuramente abbiamo avuto i risultati questa domenica per un atteggiamento diverso, che era qualcosa che ci serviva, che ci doveva spronare per migliorarci. Prossima gara, il match in trasferta sul campo del Fanalino Progresso, reduce dalla sconfitta sul campo del Certaldo per 2-0. Un avversario abbordabile, anzi abbordabilissimo, ma il Prato adesso, dopo aver ritrovato se stesso, deve trovare anche continuità di risultati. Un altro punto fondamentale è stata: venivamo da tre partite dove avevamo subito gol, per la prima volta in campionato non abbiamo subito gol e questo deve essere uno stimolo da parte di tutti. Sicuramente non sarà facile domenica, perché sarebbe troppo scontato dire andiamo lì a vincere. Ci sono tanti punti interrogativi, ma sono sicuro che lavoreremo io e i miei compagni questa settimana nel modo giusto per arrivare al meglio possibile. Insomma, alla ricerca di un centro di gravità permanente. È il momento dell'agenda, diamo uno sguardo a tutti gli appuntamenti previsti domani a Prato e dintorni. Domani alle 18.30 nel Salone Consiliare di Prato un calcio al bullismo, incontro organizzato dal Futsal Prato per sensibilizzare sul tema del bullismo. Alle 21 al ridotto del Politeama la Farmacia delle Parole, la regista Livia Gianfrida, fondatrice di Teatro Metro Popolare, sarà in dialogo con Massimo Marini e Annibale Pavone. Alle 9.30 alla Sala Banti di Montemurlo, giornata del dono, convegno con l'intervento dei vari rappresentanti Avis e dottori degli ospedali di Prato sul tema della donazione di sangue. Per questa edizione è tutto, vi lasciamo al meteo a cura del Consorzio LAM, a seguire Chiedilo al Sindaco, che va in onda da questa settimana il martedì anziché il lunedì. Alle 21.20 invece la telecronaca della partita di calcio Prato-Aianese. Con questo è davvero tutto, buona serata. Purtroppo questo non succede solo nei film, ma se vuoi stare tranquillo un modo c'è, affidati a veri professionisti. Prato Allarmi, una sicurezza da Oscar. È
Era un colpo perfetto. Avevo curato ogni dettaglio, eppure sono qui. Mi definivano abile, scaltro, infallibile. E anche se non ce l'ho fatta, ci riproverò. Potete stare tranquilli voi, comprato poi. Non è un caso che siano professionisti della sicurezza. Toscania offre soluzioni per aziende e privati, pulizie di uffici e condomini, palestre, impianti industriali, lavaggio pavimenti e moquette, trattamento cotto e pietre naturali sono alcuni dei nostri servizi altamente specializzati. Inoltre manutenzioni giardini e potature piante alto fusto. Da ormai 20 anni l'esperienza, l'affidabilità e l'ampia disponibilità di macchinari all'avanguardia sono i nostri punti di forza per un servizio di pulizia completo e professionale. Toscania, la qualità del pulito. Si salve, una buona serata, un ben ritrovati con l'appuntamento meteo offerto dal Consorzio Lama. Andiamo a vedere quello che ci attende per i prossimi giorni. Lo vedete dalle immagini alle mie spalle. Nella giornata di domani è atteso il transito di una rapida perturbazione sull'Europa centrale, che andrà a lambire anche l'arco alpino, dove si potranno verificare dei temporali e condizioni stabili, in prevalenza invece ancora sulla nostra regione, con temperature superiori alle medie seppur in lieve calo. Al mattino cielo nuvoloso a tratti sulla costa centrale e settentrionale, sulle pianure settentrionali per nubi di tipo basso e qualche velatura in transito, altrove prevalenza di cielo sereno. Nel pomeriggio rapido dissolvimento delle nubi sulle zone settentrionali, ci sarà quindi un pomeriggio nuovamente in prevalenza soleggiato con qualche modesto addensamento in sviluppo sui settori appenninici, dove tuttavia risulta basso il rischio di qualche precipitazione. Venti deboli in prevalenza settentrionale, temperature lo vedete nel lieve calo con valori intorno ai 26-29 gradi di massima, sono comunque valori superiori a quelli tipici del periodo. Per quanto riguarda la giornata successiva, quella di giovedì, torna il sole già dal mattino, una giornata con cielo in prevalenza poco nuvoloso grazie alla presenza di venti deboli ma secchi e provenienti dai quadranti nord orientali, temperature generalmente stazionare al mattino. Cambia poco anche nel pomeriggio, un pomeriggio che vedrà lo sviluppo di qualche modesto addensamento sull'Appennino e sui rilievi centro-meridionali, ma ancora una volta con un basso rischio di isolati piovaschi, temperature ancora stazionarie e superiori alle medie del periodo. Con questo direi che è tutto, vi restituisco la linea, ci risentiamo domani con nuovi aggiornamenti.